parli con lui, lo aiuterà a guarire. Papà, volevo dirti che la tua impresa di costruzioni è fallita. Va bene, Musa. Voglio tornare a Milano. Non possiamo, devo finire lo stage. Ti ammazzami sta gallina, va? Ma ti pare che faccia una cosa del genere? Dai! No, tienla! Sì, ciao! Nel film si fa una domanda fondamentale che è: a te come piacciono i pomodori? I pomodori sono molto rilevanti nella storia del cinema, penso a Pomodori Verdi Fritti oppure allo spaghetto di Totò con il pomodoro. Quindi a Rovazzi come piace il pomodoro? Ma a me i pomodori piacciono rossi, come dico nel film. Una frase molto bella del film, una situazione molto interessante, è quando c'è il primo incontro con il personaggio di Zingaretti ed è chiaro che lui, della generazione precedente, dice: sì, so tutto io, lo so come siete voi. In realtà poi, non svelando niente, dal film si capisce che questa generazione, la precedente, non ce l'ha ben chiara in mente. È bello che finalmente, insomma, venga sottolineato in un film che questa generazione precedente in realtà non capisce niente, anche se crede di sapere tutto. Ma questo è un problema ricorrente e circolare, nel senso che ogni generazione pensa di sapere com'è la generazione successiva. Io credo che per poter parlare di una cosa bisogna viverla e bisogna farne parte, quindi parlare di una generazione non facendone parte è sbagliato. Gennaro ha la grande capacità di parlare della gente, dell'Italia, perché la vive. Perché lui ha anche la fortuna di poter girare per strada. E io, insomma, vivo la mia generazione, non punto il dito, nel senso che non ti so dare una definizione, non ho una definizione precisa della mia generazione, parlo in base alla mia esperienza. Però sì, insomma, il mio ruolo aveva anche questa responsabilità. Senza spoilerare troppo, qua siamo. È bello vedere come per una volta magari è il figlio che insegna qualcosa al padre, no? Rimaniamo così vaghi. Sì. In genere non si vede questo, no? Il contrario. Secondo lei è possibile, insomma, che un figlio abbia qualcosa da insegnare a un genitore più grande? Beh, spesso sì. Sai, ogni generazione ha delle novità, le novità spesso non vengono capite dalle generazioni precedenti e spesso le generazioni precedenti, se si muovono in modo sbagliato, rischiano di non lasciare nulla alle generazioni successive. E quindi, certo, il rapporto padre-figlio è fondamentale, in questo caso è estremizzato con dei ruoli ben precisi, però sì, è possibile, insomma, è una cosa normale. Grazie. Ciao Armando. Che fai? No, niente, qua.